La dottoressa Francesca Dorato, vice sindaco e assessore al turismo del comune di Castrovillari. È un grande evento, una serie di iniziative all'interno di una grande iniziativa, l'estate di San Martino. Questo per rilanciare il territorio. Ci vuole dire nel dettaglio quali sono gli obiettivi e le finalità di questo evento? Sì, questa prima edizione dell'estate di San Martino è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale proprio per promuovere quelli che sono i prodotti, le eccellenze del nostro territorio e insieme anche le nostre tradizioni culturali. Vogliamo partire da qui proprio per sottolineare quello che è il concetto di identità culturale legato appunto al territorio e fare in modo che questo possa diventare anche un motivo, un volano economico e possa creare appunto un indotto economico turistico. È una manifestazione abbastanza complessa, si articola e si svolgerà in tre giornate, oggi per l'appunto l'apertura, e ospiterà tra gli altri momenti quella che è la decima edizione del Salone Meridionale del Vino Novello, una manifestazione a livello nazionale quindi di una certa rilevanza. Ci saranno momenti dedicati alla convegnistica attraverso i quali si è cercato di coinvolgere anche le scuole, a partire da quelle elementari con un convegno che si terrà domani mattina alle 10 sulla sana alimentazione e poi nel pomeriggio un altro convegno sul bere responsabile rivolto prevalentemente alle scuole medie e alle scuole superiori, agli istituti superiori. La giornata di domenica è una giornata altrettanto piena che vedrà un vino tour, si chiama così, l'abbiamo così denominato, è un giro che si farà per visitare quelle che sono le cantine vinicole del nostro territorio, quindi toccheremo chiaramente le cantine del comune di Castrovillari, ma andremo a visitare anche cantine di comuni limitrofi. Al ritorno ci sarà poi la premiazione del miglior vino novello e poi nel pomeriggio continueremo con altri momenti dedicati alle degustazioni, allo show cooking e poi per concludere in bellezza domani sera il concerto di Povia. Allora, un bellissimo weekend a Castrovillari. Dottoressa, lanci un appello, perché venire qui, perché visitare la nostra città? Allora, io invito davvero tutti, quanti insomma abbiano voglia di trascorrere un fine settimana diverso, perché abbiamo davvero tanto da offrire. Oltre questa splendida manifestazione che, ripeto, è un'occasione per degustare delle eccellenze del nostro territorio, insieme a tanti vini provenienti anche da altre regioni d'Italia, oltre che dalla nostra, ma è un momento per avvicinarsi alla cultura e alla tradizione di un posto, quindi invito davvero tutti a partecipare in maniera massiccia a questa manifestazione. Con il sindaco Domenico Lopolito della città di Castrovillari, una battuta brevissima: nonostante il tempo inclemente, la prima edizione dell'estate di San Martino, una ricca e nutrita iniziativa che si preannuncia davvero interessante. La prima estate di San Martino vuole dare immediatamente il segnale di una nuova, come dire, energia nel promuovere il territorio e nel promuovere soprattutto le bellezze del nostro territorio. Ecco perché l'estate di San Martino è la prima edizione, ma all'interno ospita una kermesse importante, quello del Salone del Vino Novello, che è giunta alla decima edizione, che è una manifestazione a livello nazionale. E allora, se noi davvero vogliamo dare un segnale diverso ai fruitori di questo territorio, che non possono essere evidentemente solo ed esclusivamente i cittadini di Castrovillari e del circondario, noi dobbiamo fare delle manifestazioni in grado di far parlare del nostro territorio al di fuori dei confini regionali, e questa è una di quelle manifestazioni. Tra gli eventi ci è sembrato di capire che c'è non solo quindi il vino novello, ma anche le mostre, ma anche la presentazione dei libri, quindi una serie di iniziative, di eventi, di grandi eventi all'interno di un unico evento. Questo per il rilancio del territorio e delle eccellenze anche del nostro territorio. Sì, perché è una tre giorni, non dimentichiamo la convegnistica con relatori qualificati, in grado di dare il giusto risalto a quelli che sono gli argomenti che fondamentalmente ruotano attorno all'agroalimentare.
però valorizzazione del territorio a partire dal luogo che ospita questa manifestazione. Il tempo è inclemente, ma noi la facciamo all'interno e quindi di un castello aragonese che è uno dei primi beni a dover essere utilizzati ad aprirsi alla città, al territorio e a tutti coloro che vogliono visitare questo, il nostro Borgo Antico, il Protoconvento, la biblioteca, la pinacoteca, il museo, la sala delle armi e tutto quello di bello che offre il nostro centro storico. Fruendo ovviamente di chi lo conosce bene, perché è bene sottolinearlo, ci sono anche guide qualificate in grado di dare le giuste informazioni di carattere storico e artistico a eventuali turisti che vogliono in qualche modo avventurarsi all'interno dei nostri borghi. Presidente Domenico Pappaterra, un'altra iniziativa per il rilancio dell'enogastronomia, delle tradizioni, delle tipicità del nostro territorio. Quanto è importante lavorare in questo senso? Ma intanto fatemi segnalare in positivo questo ulteriore arricchimento. Questa è una città che, come dire, ci stupisce sempre. Ormai è un continuo divenire di iniziative, l'una che si sovrappone all'altra, che segue all'altra. E devo dire che, come dire, questo indagare in maniera più specifica la filiera delle produzioni di qualità, per noi, come dire, con il parco si sfonda una porta aperta. Noi siamo appena reduci dalla grandissima e riuscita nostra partecipazione al Salone del Gusto di Torino, dove il parco ha portato lì un paniere che ovviamente riguarda oggi alcune produzioni che hanno avuto riconoscimenti specifici, o DOP o alcuni presidi slow food, come peraltro anche il vino di Saracena, il moscato di Saracena. Naturalmente io sono molto, come dire, siamo molto in attesa di capire questi tre giorni quali risultati può dare, perché se questo evento che si sperimenta qui a Castrovilla dovesse essere carico di come dire, risultati per il futuro, noi non esiteremo a sostenerlo nella nostra futura programmazione, perché nell'ambito dell'offerta complessiva poter annoverare anche la filiera dell'olio e la filiera del vino nel paniere più complessivo nostro può tornare sicuramente utile alla strategia di valorizzazione delle produzioni di qualità del Parco del Pollino. L'agroalimentare calabrese è quello che percentualmente cresce di più, quindi la Calabria sta facendo un buon lavoro su questi. I nostri vini io li definisco che sono ormai gli ambasciatori nel mondo dei nostri produttori, pure perché i nostri vini nelle fiere maggiori prendono sempre dei premi, quindi significa che questo settore è cresciuto e sta continuando a crescere in Calabria. Noi come Regione Calabria ci puntiamo, ci stiamo lavorando insieme ai viticoltori calabresi. Qual è la strategia che voi state mettendo in campo? Ma guarda, già la strategia l'abbiamo iniziata già l'anno scorso, quando abbiamo scelto di andare al Vinitaly tutti insieme. Per la prima volta abbiamo detto che tutti abbiamo raccolto sotto il padiglione, quindi da lì abbiamo iniziato per stare insieme. Poi c'è il PSR, abbiamo il PSR che ci sono i bandi, quindi possono attingere a questi finanziamenti. Oltre al PSR c'è anche l'UCM, quindi noi su questo settore ci stiamo lavorando.